Benvenuti a Scuderia Ferrari Racing News. Dopo la gara di casa a Monza ci prepariamo la notte di Singapore. Sentiamo Felipe Massa. Ah, le aspettative sono buone. Certo che non abbiamo avuto il campionato che volevamo fino adesso, però abbiamo 6 gare davanti a noi. Importante essere concentrato per fare 6 buoni risultati, e quindi abbiamo tutte le gare fuori dall'Europa adesso, no? Gare in Asia, c'è la prima gara in India, che speriamo di fare un buon lavoro, una pista che non abbiamo mai corso, e poi abbiamo Abu Dhabi e Brasile, quindi c'è tanto viaggio, no? Delle gare un po' lontane, però speriamo di almeno finire il campionato in una direzione meglio di quello che è stato fino adesso. Ma sicuramente è importante essere fare allenamenti, non abbiamo tanto il tempo, no? Perché c'è tanto viaggio, vai, torna, però è importante quando sei in albergo trovare 2 orette, 3 orette durante la giornata dove riesci a allenarsi, dove riesci a essere preparato. E adesso abbiamo alcuni giorni prima di viaggiare per Singapore, quindi è importante, c'è ancora caldo qui, quindi è importante lavorare e essere pronto per la gara Singapore, che è una delle gare più difficili che c'è. È alla sera, però anche alla sera lì fa molto caldo, umido, e la pista è una pista lunga dentro della città, che è una delle piste più difficili fisicamente. Ma speriamo, la prima volta che ho corso a Singapore ho fatto la pole position, ero primo, poi ho avuto tutto quel problema che è meglio neanche parlare. Poi la seconda volta, che non è stato 2009 perché non ho corso Singapore 2009 per il mio incidente, è stato l'anno scorso 2010, ho avuto subito un problema in qualifica, mi sono fermato il primo giro uscendo del box e ho partito ultimo, quindi sono arrivato settimo se non mi sbaglio, però era una gara che si poteva fare meglio, quindi speriamo di fare la prima volta un buonissimo risultato a Singapore, che dovevo avere già questo risultato, però speriamo concentrare e fare adesso quello lavoro lì. Ma è meglio, sono le gomme che siamo più contenti di usare, no? Quindi speriamo di avere qualcosa di meglio, un risultato ancora un po' meglio guardando le gomme che si useranno a Singapore. È vero, 10 anni è sicuramente, è stato, no? Sicuramente un momento fantastico per me guidare la prima volta una macchina di Formula 1 al circuito di Mugello, no? È stata una realizzazione di un sogno, no? Per tutti i piloti che hanno il sogno di arrivare in Formula 1, il primo test è qualcosa che non ti dimenticherà mai. E 10 anni già, il tempo passa, è sicuramente un momento importante per me, no? 10 anni che guido una macchina di Formula 1 è sicuramente molto bello. Arrivare in Formula 1, diventare un pilota di Formula 1, e quello è la cosa che volevo di più. Poi il test è andato molto bene, sono riuscito a fare dei buoni tempi, mi sono girato 4 volte, però era la prima volta che guidavo, però mi ricordo di aver fatto buoni tempi e essere sulla direzione giusta per entrare in Formula 1, che è quello che è successo nel 2002. Molto più esperienza. L'esperienza è una cosa molto importante, che è importante avere. E prima, il Felipe di prima voleva fare il miglior tempo ogni giro, no? E adesso quello che cambia è che tu il miglior tempo devi fare nelle qualifiche, devi fare nei momenti dove sei lì a tirare, però è importante anche concentrare bene, usare più la macchina, sapere gestire bene le gomme. E quando tu entri in Formula 1 questo non esiste, cioè tu vuoi tirare sempre e l'esperienza, no, della gara, specialmente non in qualifica, ma l'esperienza della gara cambia tanto, quindi molto più esperienza adesso dopo 10 anni. Ma immagino ancora correndo in Formula 1, perché è quello che mi piace fare. 10 anni non sono sicuro, però immagino correre ancora
tanti anni e continuare nella lotta per un buon risultato, anche per essere campione. Siamo in pista a Fiorano per l'ultimo test di Ferrari Driver Academy. Jules Bianchi e Sergio Perez si sono alternati questo pomeriggio alla guida di una F60. Jules Bianchi, reduce dalla conclusione del campionato GP2, è salito nuovamente sulla monoposto del 2009, ancora tra le file della Driver Academy. La mia seconda stagione in GP2 è stata abbastanza difficile, un inizio molto duro fine a Valencia, poi abbiamo completamente cambiato le cose, ho vinto subito a Silverstone, ho fatto la pole e poi ho messo punti a tutte le gare, quindi abbiamo veramente fatto una bella fine di stagione. L'unica cosa che mi dà un po' fastidio è l'ultima gara a Monza, dove eravamo molto forti, ma invece abbiamo fatto un errore in qualifica, quindi ho fatto solo 19° in qualifica e poi era un po' difficile tornare su, e quindi l'ultima gara è stata abbastanza difficile per me. Ma diciamo, confronto all'anno scorso ho cambiato molto, cioè la mia esperienza è molto meglio adesso, sono molto più calmo e sono molto più fiducia in me stesso. Ad Abu Dhabi in novembre vedremo il Young Driver Test come l'anno scorso, quindi la stessa pista che conosco bene ormai. Non lo so ancora il programma ovviamente perché c'è molto tempo fino a lì, però vedremo tanti test e speriamo che farò bene lì. Ma il mio futuro è un po' difficile, diciamo che la mia stagione in GP2 è stata non buona, non buonissima, ma neanche male, però per andare a Formula 1 è abbastanza duro quest'anno, c'è pochi posti, comunque stiamo lavorando con il mio manager e anche con la Ferrari per cercare un posto l'anno prossimo. Nel 2009 è stato il mio primo test con la Ferrari, è stata veramente una cosa bellissima per me, un'opportunità di guidare la Formula 1, è veramente una cosa che ogni pilota vuole e diciamo che me la ricorderò sempre. Sì, dal 2010 sono con la Ferrari Driver Academy, diciamo che ho avuto l'opportunità di guidare la Formula 1 abbastanza spesso, con la macchina di 2 anni fa sempre, quindi è stata veramente un'esperienza molto importante per la mia carriera e mi ha aiutato molto anche nella GP2. Devo dire che si sente molto bene a far parte di questa grande famiglia. Non è dato a tutti, quindi è molto importante per me e spero di rimanerci abbastanza. Sergio Perez ha guidato per la prima volta una Ferrari di Formula 1. Sentiamolo appena sceso dalla monoposto. Well, for me it's very special moment. It's my first day in a Ferrari car, and also to remember that 50 years ago it was another Mexican here, so it's quite special. Also, it's a very special day for Mexico, for my country. So I'm very happy, and I enjoy a lot the day. I learned a lot. I want to thank Luca, all the Ferrari Academy for the opportunity, and this is just for me to keep improving in my Formula 1 career and to get better every day. So I have a lot to learn. The limited amount of testing is very difficult for a young driver to make it into Formula 1, but I'm very happy to have this kind of opportunity, even though the tire, the car, everything is so different to what I'm used to drive. We have a GP2 tire in a Formula 1 car, which is very difficult to understand how to work the tire. For me it was a very special day, and I want to thank Ferrari for this. Well, I think for me I learned how to work with a different car, how to work with a different team, a different culture, a different way of approaching things, and for me this is important also in Formula 1. So I think this is quite a special day, and it helped me also to know how other teams work, maybe bring more leadership into my team, into Sauber, to know how we can work better or what we are doing good or not. So this is something for me, it's my first year in Formula 1, so this is something very important for me to learn how other teams can work. I don't know, I think I'm
I still got a long way to go. I'm happy in Sauber, and I want to keep improving myself. Every time I jump in the Formula One, I'm improving, and this is very positive. So it's going in the right way, and hopefully the next year can be very, very strong for our team in Sauber, and we can have good success for. We've been very unlucky the last races. We lost many points compared to Force India, who is our main competitor. So this is our main focus for us at the moment. Fernando is good. I have a good relationship with him. He speaks the same language, and I met him last year here in Maranello. So yeah, I have a good relationship with him. Well, my goal is to become a world champion. I want to become a world champion, and obviously Ferrari is a great team with a great history, and also a team that can give you a car to win a world championship. So for me, it will be a pleasure if one day I can drive for Ferrari. Well, they have helped me a lot, to be honest, with the simulator, with talking to Francesco, the engineer of the academy, to Luca, to all the people here in the academy. It's been quite helpful. They have a lot of experience, and it helped me a lot to prepare my season. And I think to be able to do what I did in my first race is a lot part of the work we did during the previous months, during the pre-season testing and everything. We were working very hard, and we keep working. I think Formula One, we know, is changing every time. One day you can be a hero, and next day you are no one. So it's very important to maintain focus and to keep working a lot to reach our goals. Yeah, with this tire it's very difficult, and it was overheating the tire. I just touched the brake and lost the rear end, and went on the gravel, and then after that was everything went fine. It took me quite a while to understand this tire. Actually, I did not understand it very well, but I enjoyed the day, even though I think it was a very nice day. E allora sentiamo Luca Baldisserri, responsabile di Ferrari Driver Academy, sull'esito di questa giornata. Sì, è stato emozionante sia per noi, che abbiamo avuto l'occasione di lavorare con questo giovane messicano, sia per lui, perché è stata la prima volta che un messicano risaliva in macchina dopo tanto tempo. Per cui questo chiaramente lo si trapelava sia nei suoi sguardi, sia nel suo, sia quando è salito appunto sulla Ferrari. E poi tutto è durato poco tempo, perché poi ha preso in mano la vettura abbastanza molto velocemente e ha portato al limite subito la macchina, una macchina difficile da guidare, perché ricordiamo è in configurazione 2009, quindi quando i regolamenti hanno ridotto drasticamente l'aerodinamica, giriamo senza KERS. E soprattutto giriamo con delle gomme che GP2 che non hanno le performance delle attuali Pirelli, chiaramente. Per cui vettura difficile, Sergio si è adattato bene e siamo stati impressionati e veramente contenti di tutto quello che ha fatto. Abbiamo due programmi diversi, differenziati. Con Jules utilizziamo una vettura strumentata con particolari sensori per fare studi e correlazioni tra la vettura vera, diciamo, e quella che abbiamo al modello al simulatore. Per cui Jules farà molti più giri, ha fatto molti più giri oggi pomeriggio, ma sono stati giri, diciamo, interlocutori, dove facciamo procedure più che altro proprio per rivolte a registrazione e acquisizione dati. Ma i nostri stage sì, si concludono con questa giornata e sono stati come al solito molto interessanti, in quanto svolgiamo programmi particolari durante gli stage. I piloti non guardano, non hanno il tempo sul giro, non hanno informazioni sul tempo, per esempio, e quindi si concentrano nel guidare, non nel ricercare il tempo, ma nell'andare ad applicare
i metodi, i stili di guida in funzione del bilancio che si trovano con la vettura. Poi facciamo prove di cambio di assetto senza dire niente al pilota, per esempio, per cui vogliamo allenare la loro sensibilità, capire quello che la macchina sta facendo per poter in futuro, o chi già sta guidando la Formula 1, poter riportare ai propri ingegneri esattamente nel miglior modo le sensazioni che hanno nel guidare. Nello stesso tempo cerchiamo di indurli a cambiare il stile di guida, soprattutto in funzione del bilancio che avranno, perché molto spesso non si può guidare una vettura che è perfettamente bilanciata, bisogna adattarsi al sottosterzo, bisogna adattarsi al sovrasterzo, portare sempre la vettura al limite con il bilancio che si ha a mano. Sappiamo che soprattutto quest'anno le gomme hanno assunto un ruolo determinante e quindi avere la possibilità di controllarle bene o male può fare tanta differenza. E anche per oggi era tutto, arrivederci alla prossima puntata.